E allarme mareggiate nel golfo di Policastro, in queste ore sferzato dal vento e dalla pioggia. L'impeto del mare ha risucchiato metri e metri di spiaggia un po' ovunque, abbattendosi con forza sulle scogliere quando ci sono, come nel caso di Policastro e Scario, oppure superando l'arenile ed investendo i muretti di protezione, come nel caso di Capitello e della seconda passeggiata del lungomare di Sapri. Nei porti il livello delle acque è salito, motivo per cui i più prudenti hanno assicurato meglio le proprie imbarcazioni. Eppure qualche barca più piccola ha risentito del maltempo imbarcando acqua a bordo. In tutti i comuni rivieraschi è stata diramata l'allerta della Protezione Civile della Regione Campania, in cui si invita a mantenere alta la guardia a causa della forte instabilità e del carattere temporalesco delle condizioni del tempo. Tuttavia l'attenzione è alta tra i residenti che abitano nei pressi del mare e tra gli operatori che hanno attività come lidi e campeggi a ridosso delle spiagge. Da Sapri arriva la denuncia della minoranza che segnala la mancanza di progettualità da parte dell'amministrazione d'Agostino, ancora una volta colta di sorpresa dalle mareggiate prima di un intervento risolutore. Il sindaco Vito D'Agostino controbatte affermando che nei prossimi giorni si terrà a Salerno in provincia un incontro con la prefettura per rimodulare un vecchio progetto del 2008 che prevedeva la riqualificazione di località Santa Croce, area critica spesso soggetta ad allagamenti e a disagi ogni qualvolta incalza la furia delle onde.